Rifa Etichetta ha un fatturato annuo di 10 milioni di euro e occupiamo all'incirca 43 collaboratori. Il nostro lavoro, che è un mestiere d'arte, e riusciamo a combinare tecniche antiche di stampa come la stampa a caldo con tecniche innovative come la stampa digitale. Ogni progetto deve essere valutato sulla base dei dati che porta e il percorso che abbiamo scelto di intraprendere con il Kaizen ha portato i seguenti vantaggi. Il primo vantaggio è stato un aumento generalizzato della produttività, che ha permesso quindi una riduzione notevole dei tempi di setup, sprechi, tempi morti. Il secondo vantaggio è stato quello di una maggiore aderenza rispetto ai tempi di consegna richiesti dal cliente, in particolare un aumento in tempi non facili come quelli che stiamo attraversando. Il terzo aspetto, che è un aspetto anche questo molto importante, è stato quello di migliorare complessivamente quello che è l'ordine e la pulizia all'interno di tutto lo stabilimento, non solo nel reparto produttivo, ma anche nel reparto di prestampa e anche nel reparto commerciale, inclusa la mia scrivania. Assieme a Kaizen abbiamo intrapreso un percorso per ottimizzare quello che erano gli attrezzaggi durante gli avviamenti stampa. Abbiamo poi costruito questi carrellini che ci permettono di andare a suddividere le attività interne da quelle esterne, quindi un risparmio almeno del 30% sul tempo di prima. E col sistema 5S siamo riusciti ad ottimizzare oltre al reparto produttivo anche tutto il reparto logistico, abbiamo eliminato tutte le parti che non servivano e praticamente tutto questo ci ha permesso di ricavare molti più spazi sul reparto in entrata e in uscita per le spedizioni. La mappatura delle attività del reparto prestampa ci è servito per capire i pesi delle varie fasi all'interno del reparto, ci ha aiutato ad aumentare la produttività e la flessibilità, siamo riusciti a suddividere le competenze e facilitando così anche l'inserimento di nuovi elementi. Il nostro percorso di Kaizen è iniziato da poco, da solo un anno e mezzo, e la cosa che ho visto è che sono migliorati di molto i rapporti con i colleghi, è migliorato di molto l'approccio alla risoluzione dei problemi e in questo momento siamo focalizzati su darci degli obiettivi di per sé piccoli da raggiungere, ma che poi sequenziandoli e ottenendo il risultato in cui ci siamo prefissati danno dei grossi cambiamenti.